Eccomi qui, benvenuti al convento, benvenuti a Moda Mare Rudiano 2017, vi presento un modello importantissimo della nostra collezione autunno-inverno ed è una borsa di pelle marrone laccata, come potete vedere, con all'interno delle scarpe con tacco puzzolenti. E solo per questa sera, attenzione amici, solo per questa sera, ve lo ricordo, compresa nel prezzo di questa borsa potrete avere una torta di mele cucinata da questa ragazza, però solo per questa sera e solo per i primi 30 che telefoneranno e prenderanno la borsa. E attenzione, però dovete prendervi anche le scarpe puzzolenti all'interno. Solo se prendete borsa e scarpe puzzolenti all'interno, lei vi cucinerà una torta di mele. Questa sera andiamo a conoscerla meglio. Benvenuta, come ti chiami? Annalisa. Annalisa, da dove vieni? Rudiano. Rudiano, guarda un po' che coincidenza. Cosa fate qui questa sera, al di là di vendere le tue cose e svenderti così tanto? La festa della classe. La festa della classe, qual è la vostra annata? Devo dirlo? Devi dirlo, assolutamente, siamo in favore di pubblico e telespettatori, lo devi dire, ce la puoi fare. 1978. 1978, benvenuti ragazzi, questa è solo una piccola rappresentanza di tutta la serata, immagino quanti siete. Marcella, vieni Marcella. Marcella, la Marcella, non può mancare la Marcella. Io aspetta, mi scarico della borsa. Ah, la storica, il sindaco. Allora, cosa si fa a Rudiano di bello? Presentacela un po'. Non so, cioè, perché io dovrei venire a Rudiano domani pomeriggio? Perché ci siamo noi. Vabbè, quello assolutamente, però c'è anche qualcosa da vedere o no? No, solo la bella gente. Il castello. Il castello, andiamo a vedere il castello di Rudiano tutti insieme domani. Si infarina, quello è importante. Ok, è la prima volta. Cos'è il free time? È un locale. Ah, è un locale. C'è Silvio. Vabbè, noi conosceremo tutti questi personaggi. Quanto? Giardino. Anche lei, certo. Beh, ma la bella gente, lei ce l'ha già detto che c'è e noi siamo sicuri, c'è lui, assolutamente. Anche perché se lui non ci fosse, anche lui. Lui non c'è più, anche loro ci sono tutti. Anche lui, finalmente, alla fine, giustamente, c'è anche lui. Allora, dopo, perché dopo aver dato queste informazioni importantissime su di loro, dicendo che c'è lui, anche lei, avrete capito tantissime cose. Facciamo ancora un bel saluto alla classe 1978. Ragazzi, grazie, state qui. È la prima volta che venite o siete tornati? Prima volta. Ah, prima volta, va bene. Allora, divertitevi. Su internet. Ah, avete detto su internet? Anche lui, c'è lui, chiaramente. Tra l'altro, pubblico, avrete notato quanto l'originalità dei nomi di Rudiano sia molto spiccata, perché tu si chiamano tutti lui, lei, quindi avrete capito che c'è molta fantasia a Rudiano. Allora, facciamo tutti un saluto. Oh, l'unico che ha il nome, benvenuto. Noi abbiamo una cosa in comune, indovinate qual è? L'alfabeto, parla lui. No, parla lui. Lui è l'unico che ha un nome, il Bessi, mi hanno detto, giusto? Certo. Il Bessi, benvenuto da Rudiano. Sì. Ah, il pescivendolo di Rudiano. Sì, il mio pesce è il migliore. Assolutamente. Qual è la qualità migliore? Cosa ci consigli al nostro pubblico che ci sta guardando? Il branzino rudianese, classico. Branzino rudianese. Un chilo, due chili, 26 centimetri. Grande, un chilo, due chili, così fate anche ricco lui. Come lo cuciniamo? Al forno. Al forno, con patate. Più che altro in umido. Ah, in umido. Sì. Branzino rudianese in numero, hai visto? Abbiamo fatto anche una pubblicità culinaria della vostra zona, quindi... Dopo se lei domanda al suo cameraman di inquadrare quelle due ragazze bionde, loro lo hanno assaggiato più di una volta. Ah, e lo hanno gustato. Ma loro non vogliono farsi vedere dalla telecamera proprio per quello, perché si vergognano di averlo assaggiato più volte. E sono diventate così, e quindi vedi che si vergognano. Allora, un saluto alla classe 78, giusto, di Rudiano, lo facciamo tutti insieme. E vi auguriamo una buona serata. Ciao ragazzi!